Io sono uno di quelli che è andato. Forse a questo punto dico, sono andato a Roma e non ho capito niente. Forse non è la prima volta. Su quel tavolo il signor Lettieri ha detto che lui l'accordo del 95 lo rispetta in pieno. Cioè, io voglio capire un attimo una cosa. Perché le organizzazioni sindacali vengono in questo? Ma questo è per non voglio fare polemico, voglio attizzare, cioè non voglio, cioè io sono d'accordo su tutto, tant'è vero che ieri sera ci siamo visti come conferenza dei capigruppo e il sindaco l'ha ribadito prima, tutti d'accordo senza nessun problema, però vedo che da questa sera mi aspettavo che ognuno avesse pigliato la parola per portare il suo contributo. Lettieri ha detto che l'accordo del 95 lui lo rispetta, perché in quell'accordo lui porta questa tesi, e il sindacato non l'ha smentito, lui porta la tesi che ha solo l'obbligo morale, ripeto, queste sono le sue parole, ho solo un obbligo morale e che mi porto dentro, e che dei 140 operai. Questo l'ha detto su quel tavolo il signor Lettieri. Le organizzazioni sindacali hanno parlato e solo esclusivamente di spostare la fabbrica. Questo è quello che è uscito fuori da quella riunione. E tanto è vero che noi già da Roma abbiamo detto che saremmo venuti in consiglio comunale, e questo è stato già ribadito, per mettere un vincolo su quel terreno, su quella proprietà. O dico, io stasera invece sento altre cose, cioè non è altre cose nel senso, sempre in riferimento all'accordo del 95, cioè io non lo so se quell'accordo del 95 è fatto bene o non fatto bene, non voglio nemmeno, però questo è quello che si è detto su quella tavola, se io poi ho capito male, spiegatemelo. Ha prodotto chiarezza su questa discussione, su questo argomento che abbiamo all'ordine del giorno. Il rappresentante sindacale ha detto molto molto chiaramente che c'è un accordo, c'è piena sintonia tra le forze lavorative e le organizzazioni sindacali nel chiedere il pieno rispetto dell'accordo del 95, nel chiedere il decollo del progetto industriale. E questa proposta in effetti è identica all'ordine del giorno che questo Consiglio Comunale ha votato giorni fa, un mese fa. Ordine del giorno con il quale noi ci siamo recati a Roma all'incontro che è stato ottenuto con Borghini l'altra settimana. Io mi ero recato per andare pure io a Roma perché pensavo che da quell'incontro venisse chiarezza, invece non lo è stato. Però questa sera in questo Consiglio Comunale finalmente si sta facendo chiarezza su come impostare il discorso futuro. E io ricordo negli anni passati, perché non è la prima volta che in questo Consiglio Comunale parliamo di questo problema, l'elemento caratterizzante è stata sempre la sintonia completa tra le istanze dei lavoratori, le proposte dei sindacati e le proposte del Consiglio Comunale. Da questa sera noi stiamo ristabilendo questa caratteristica, cioè siamo tutti quanti d'accordo nell'impostare questo discorso in un determinato modo. E io ritengo che l'impostazione che stiamo dando è un'impostazione che potrà dare anche i suoi frutti se tutti quanti insieme reciteremo la stessa parte. E allora pure per essere operativo, perché io non voglio ripetere quello che è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, per essere operativo io credo che la cosa migliore, poiché c'è poi chi domani andrà a Roma, è un fatto che ha un'importanza secondaria, perché chi andrà a riportare una volontà unica che viene espressa questa sera. Quindi io non lo so se i rappresentanti sindacali sono ancora presenti o sono andati via, ma io ritengo che questa volontà comune che stiamo esprimendo venga riportata in un ordine del giorno.
e quest'ordine del giorno deve essere domani presentato a Borghini e agli altri rappresentanti governativi e all'imprenditore Lettini. Ordine del giorno che deve rispettare questa precisa volontà. Il rappresentante sindacale ha giustificato l'assenza delle organizzazioni domani perché loro ritengono che non c'è bisogno di discussione, in quanto è chiaro che tutti vogliono il pieno accordo del 1995, cosa che vogliamo pure noi, l'abbiamo detto nel passato Consiglio Comunale, lo stiamo ribadendo questa sera. Allora io ritengo che la cosa più opportuna, sindaco, è che questa volontà comune che sta venendo fuori venga espressa in un ordine del giorno e venga riportata domani al tavolo delle trattative con Borghini, con Lettieri e con i rappresentanti del governo. Quindi per essere, diciamo, dico questo, faccio questa proposta per essere operativi e per dimostrare all'esterno che non ci sono divisioni tra di noi, ma che ci troviamo tutti quanti d'accordo per raggiungere questo comune obiettivo. Scusate un attimo, io voglio che questa decisione sia una decisione unanime del Consiglio Comunale. Allora è così. Sì, lo so che lo è, per evitare qualsiasi dubbio e qualsiasi cosa. Allora, noi invece di dire vogliamo il rispetto dell'accordo 95 soltanto, noi lo chiediamo, però specifichiamo che cos'è per noi, perché come ha detto Aldo Fiumara e come ha detto Peppino Palumbo, c'è qualcuno che sostiene che l'accordo del 95, se la fabbrica si vende e gli operai vanno a Salerno, è ugualmente rispettato. Allora, a questo punto, se noi continuiamo a chiedere il rispetto dell'accordo del 95 e basta, senza chiarire questi risvolti, può darsi che facciamo un piacere a qualcuno, perché alla fine, davanti a un magistrato civile, davanti a un tribunale, qualcuno dirà: questo era l'accordo e io mi sono comportato nel rispetto dell'accordo vendendo la fabbrica. Va bene? È chiaro questo? Questo per evitare a futura memoria che ci siano ulteriori equivoci, perché quando noi andiamo a dire solamente l'accordo del 95, mi sono testimoni 9 consiglieri comunali, io a Roma ho chiesto 18 volte di capire che era questo accordo del 95, se in base a quell'accordo Lettieri era libero o no di vendere la fabbrica. Lettieri ha sempre detto che era libero di fare quello che voleva. Dall'altra parte è stato detto però ha licenza, non ha licenza, eccetera eccetera. È stata ribadita una convinzione politica che nell'accordo c'era che lui deve fare la fabbrica Angri. Noi abbiamo chiesto per iscritto di avere questi accordi perché non siamo mai riusciti ad averli e ancora non l'abbiamo chiarito. Se noi stiamo decidendo di avere queste carte per fare chiarezza, non possiamo nello stesso tempo dire noi vogliamo che queste carte siano efficaci. Allora diciamo che vogliamo noi, se l'accordo del 95 impone di fare la fabbrica, allora vogliamo l'accordo del 95, il rispetto dell'accordo del 95, altrimenti noi ci troviamo in una situazione nella quale dobbiamo affrontare un'altra emergenza, perché se dall'analisi delle carte dovesse emergere che l'accordo del 95 dà alle Lettieri la libertà di vendere le aree, a questo punto noi ci troviamo di fronte ad un'altra situazione. Non so se questo concetto è chiaro o no, forse leggendo qualche libro di diritto mi sono forse insomma contorto un poco troppo la mente, però io da molto tempo, parlando già con i lavoratori nel mese di dicembre, io ho sempre detto, insomma, leggendo le carte non trovo sicurezza, per cui vorrei una maggiore sicurezza. Questa maggiore sicurezza la possiamo introdurre con un ruolo svolto dal Comune in questa vicenda. Non è stato possibile, mi si dice dobbiamo rispettare l'accordo del 95, io sono d'accordo se l'accordo del 95 significa quello che noi crediamo. Però noi non sappiamo ancora qual è il vero significato, allora andiamo a vedere, chiariamolo. Quindi io propongo di inserire nell'ordine del giorno rispetto dell'accordo del 1995, se esso significa
ripresa dell'attività produttiva dell'MCM nello stabilimento di Acri. Perché se dovesse significare, rispetto dell'accordo del 95, andare a vendere la fabbrica ad un altro industriale per fare qualche altra cosa che non ha niente a che vedere con questo, senza nessuna garanzia per i livelli occupazionali, senza nessuna garanzia per il Paese, e allora scusatemi, io torno a dire che se c'è un interesse che è quello primario, che è quello dei lavoratori, però c'è un interesse più generale, più diffuso, più radicato, che è di tutta la collettività. E allora a quel punto noi dobbiamo salvaguardare le aree e decidere tutti quanti insieme che si deve fare. Perché se l'accordo del 95 non contiene quello che noi desideriamo che contenga, quello che tutti quanti abbiamo creduto, e se qualcuno, insomma, ci convince che quell'accordo ha una falla, contiene degli elementi in base ai quali può essere letto in maniera diversa, con successo, e allora noi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo cadere in questa trappola di dire l'accordo del 95 e basta. Diciamo l'accordo del 95, sempre che esso significhi ristrutturazione, come si dice, mantenimento dell'attività produttiva ad Angri per tutti i lavoratori in cassa integrazione, 140 unità lavorative, 140 posti di lavoro. Se l'accordo del 95 non significa questo, allora noi abbiamo il compito di svegliarci da questo lunghissimo sonno e abbiamo il compito di andare a discutere tutti quanti, tutte le parti, cominciando da chi rappresenta i lavoratori, l'amministrazione, il governo e tutti coloro che hanno responsabilità in questa vicenda, perché non è possibile che in base ad una lettura, ad un equivoco, ad un qualcosa di machiavellico, noi domani mattina ci ritroviamo seduti tutti per terra, a vedere qualcosa che la città non vuole, perché la città vuole lavoro, la città vuole occupazione. Abbiamo un indice di disoccupazione giovanile, correggimi Peppino Fattorusso se sbaglio, superiore al 65%, a quanto stiamo? Siamo là, 65%, è una percentuale allucinante, è una percentuale da società che va a morire, e allora noi questo lo dobbiamo tenere presente. Quindi o l'accordo è buono e funziona, oppure ridiscutiamo tutto se l'accordo non è buono, con un solo obiettivo: occupazione, occupazione e occupazione per gli angresi.